Maio non vuole lasciare il governo perché sa che non torna al governo. No, parliamoci non c'è chiaramente. Alternativa di personalità analoga. Ma Di Maio, come fa a tornare al governo? Il Movimento 5 Stelle guidato da Di Battista non lo vede. Ma no, Di Battista sarebbe infante proprio. Ecco, ma scusate. Il suo ultimo libro è una cosa, uno scandalo, mi meraviglio che l'abbiano pubblicato. Ma perché invece mi sembra che Di Battista sia portatore di una coerenza politica. Siamo a livelli proprio di demenza senile. Ma come no? Ma vi assicuro, leggete l'ultimo libro di questa intervista che ha pubblicato la casa editrice di Scanzi, tra l'altro, è mia in parte. Scanzi di qualcosa. Anche, è una demenza, cioè un politico che dice... Sono io usciti. Non l'ho letto, quindi non posso no, dire sono, niente, sono, Andrea tu l'hai sono visto. Sono usciti 3-4 libri, ogni leader ha fatto il suo libro, Calenda il suo, eccetera, eccetera. Di Battista, insomma, mettetevi a gli altri non è che siano però a il me capitale piace di Marx. No, a me piace Di Battista, però che mantiene la coerenza. Però lui è rimasto fuori da tutto, che ha fatto, comunque. Sì, dall'inizio le portava avanti con coerenza. Questo...